Salve, come va? Ho problemi con il cellulare a mantenerlo. Mi torna l'anello al contrario, così. Ciao Enrico Taro che sognava, ave. Faccio un'altra caricatura. Salve, care sorelle e cari fratelli miei, qui il vostro Monsignor Sant'Enchan. Alessandro Arcangeli, felice di sentirti. Ebbene, fratelli e sorelle, qui il vostro reverendo Sant'Enchan. Vi saluta, ho già fatto altri video. Io non so perché, ma ho fatto delle parodie massoniche su Instagram e qua invece su YouTube faccio delle parodie cattoliche con la croce che trovo. Naturalmente, ho avuto la Bibbia di Gerusalemme, ma l'ho data in cambio della quarta via di Ospensky e delle Metamorfosi di Ovidio. Allora vi posso predicare, ma vi posso predicare con che vi predico? Beh, innanzitutto non mi sono preparato, cavolo. Trovare un libro è come trovare veramente il tempo perso. Ma è dal vivo. Dal vivo purtroppo non ci si può fare nulla. Eccolo qua. Vi voglio predicare con, scusate che ci ho messo un'eternità, saltate un po', avreste saltato il video, ma vi voglio predicare oggi con il libro di Sani Gesualdi. Sani Gesualdi, questo libro è benedetto. Non Benedetto XVI, lui è in ritiro. Questo libro è benedetto soltanto, non l'ha benedetto. Sani Gesualdi nacque nel 1111 e morve nel 1888 a Scasazza. Nacque da Sgallata Alfredo, di professione indossatore, e da Scamarda Agata, vista da destra, o Agata Scamarda, vista da sinistra, madre di 106 figli. Sani era il primogenito e lo chiamarono Gesualdi e
per non confondersi i rimanenti 105 fratelli li chiamarono Corso oppure Cosa a seconda del sesso. Scasazza si trova in provincia di Agrigento a Trapani. Apro una parente, io ho una zia a Trapani. Chiudo la parente. Fatti, personaggi, date, data grafiche, cose, oggetti, pecorelle varie e avvenimenti sono puramente veri. Iniziato a stampare il 24 aprile 1985, finito di stampare il 2 marzo 1980, cioè è un libro che è stato stampato retroattivamente. E vabbè, di Nanetti qua ce ne sono tanti. Pizzeria l'Indiano, disegni molto belli ma che però non c'entrano niente. Disegni molto belli ma che però non c'entrano niente con quello che andava scrivendo. Cioè Nino Fraschi è veramente forte, è uno dei pochi che si è potuto permettere una cosa simile. Un libro così chi l'avrebbe mai pubblicato? Con delle figure veramente allucinanti. Se non ce l'avete, compratevelo, il libro di Sani Gesualdi. E poi, cari fratelli e care sorelle miei, che sempre no, le autorità ecclesiastiche hanno una voce in falsetto, cari fratelli, care sorelle, più hanno dovuto lottare per raggiungere Padre Sant'Enchan. Ciao Alessandro Arcangeli. Ciao. Chiamami Monsignore. Più le gerarchie ecclesiastiche sono elevate, più hanno dovuto combattere per avanzare e più fanno finta che sono ingenui. Allora, un altro libro del quale vi vorrei parlare nel mio ruolo di Monsignore e che non riesco a trovarlo e mi perdo i libri Allegria è incredibile. Sta qua, ce l'avevo sotto il naso. Sono questi libri, perché io non ho la Bibbia di Gerusalemme. Alessandro Arcangeli, ma poi Giuseppe Simone ti ha più... sbloccato Giuseppe Simone? Non lo so, perché non ho più assistito ai suoi live. Non... a volte fa carica dei video, ma non lo so. Quello che mi ha bloccato è stato il commentatore, le commentatore, non so come si chiama, però chi se ne frega, insomma, mi aveva detto che mi aiutava a commentare il mio canale, i miei video, le top commentatore, poi ha deciso di no, ma in fondo nessuno mi deve nulla. Le top commentatore, che adesso non mi ricordo come si chiama, mi aveva detto fammi vedere del materiale, io gli ho mandato abbastanza, lui ha detto che gli ho mandato troppo materiale e che non gli interessa, e mi ha bloccato su Instagram anche se mi sta seguendo. E poi niente, ho assistito a una sua diretta che ha cancellato, ma perché ha detto io faccio questo live e poi lo cancellerò, e mi ha detto se mi continui a commentare non ti parlerò, finché mi continuerai a fare commentari non mi comunicherò con te. Quando si vorrà comunicare? Io intanto gli ho fatto i miei auguri e gli ho detto che i suoi video mi piacevano, e lui ha detto se mi continuerai a commentare le top commentator
che voi sapete chi è, non ti risponderò, non ti darò una risposta. Allora, insomma, che importa, che faccia come vuole lui, è grande. Allora, care sorelle, cari fratelli, come parlano sempre in tono rassicurante i clerici, i preti, no? Allora, la cena segreta edita dalla Adelphi, che è, sono rituali catari. Ciao San, tutto bene? Sempre più elegante. Poi 9.990. Eh sì, oggi sono addirittura da prelato. Per fortuna che non sono rimasto pelato. Dicevo, leggetevi, stiamo nell'angolo letterario liturgico. Leggetevi La cena segreta, trattati e rituali catari. Tanto per farvi vedere che non sono proprio un monsignore ortodosso cattolico. Poi c'è pure una croce copta, quindi ci manca il rosario buddista. Intanto internet, in Instagram faccio la parodia massonica. Poi c'ho questo, i Vangeli gnostici, Vangeli di Tommaso, Maria, Verità, Filippo, sempre della della Adelphi, a cura di Luigi Moraldi, i Vangeli gnostici. Poi c'ho qua i Vangeli apocrifi, che includono anche i Vangeli gnostici, però tradotti in un altro modo, della Einaudi, Vangeli apocrifi, autori vari naturalmente, anche sconosciuti, come sono sconosciuti gli autori del Vecchio e del Nuovo Testamento cattolico. E infine c'ho le apocalissi gnostiche, apocalissi di Adamo, di Pietro, di Giacomo, di Paolo. Perché non c'è stata solo l'Apocalisse di Giovanni. Quella è stata quella più accetta, se si vuole. Anche se la il Nuovo Testamento non si sa chi l'ha scritto, non si sa neanche chi ha scritto il Vecchio Testamento. Però il Vecchio Testamento è stato rivisitato con i secoli e ritradotto dai cattolici nella versione cattolica. E il Nuovo Testamento anche ha sofferto tantissime epurazioni e tantissime traduzioni. Allora, la verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Vangelo di Filippo. Allora continuiamo con i Vangeli gnostici. Mi piace quello di Filippo perché è più Vangeli gnostici. E non sono dei Vangeli come sono intesi dai cattolici, ma sono più che altro delle frasi di saggezza. Ecco qua, non vi leggo tutta l'introduzione che è larga, poi arriviamo ai Vangeli che sono corti. Vediamo, non riesco neanche a trovare. Ecco, sono delle frasi succinte. E che non riesco neanche a leggerli perché sono pieni di notazioni. Ecco, il Signore ha detto: è venuto, cioè, per il ritorno dell'uomo alla sua origine divina, quindi per il ritorno dell'uomo a se stesso, al suo io trascendente, rigenerazione che raddrizza ogni cosa e assume sempre nello gnosticismo l'aspetto di un processo cosmico. Per questo che Carl Gustav Jung, lo psicologo, il psicoanalista di origine nato in Germania e naturalizzato svizzero, si è molto ispirato ai Vangeli gnostici. Perché i Vangeli gnostici mirano alla riscoperta dell'interiorità come tutta cosa esoterica. Invece il cattolicesimo è per eccellenza, e lo è sempre stato, a parte i segreti che si tramandano tra di loro, esoterico,
Quindi è volto all'uomo comune, non all'uomo iniziato. I Vangeli gnostici sono per gli esoterici, per l'uomo iniziato. Però queste sono note, vediamo un po'. Io voglio trovare dei brani, commenti e note, commenti e note. Vangelo di Filippo, introduzione. Non riesco a trovare commenti e note. Ma dove sta il Vangelo di Filippo? Vangelo di verità, il Vangelo di Maria, introduzione. Il Vangelo di verità, introduzione. Vangelo di verità, il Vangelo di Filippo, introduzione, introduzione, vabbè, ma poi quando inizia? Vangelo di Filippo, Vangelo, il grande mistero dei Vangeli di Filippo è il matrimonio sacro, che comprende una terminologia e riti caratteristici dei valentiniani, cioè degli gnostici seguaci di Valentino. I passi citati, note. Mamma mia, non riesco a trovare il Vangelo. Non riesco a trovare il Vangelo di Filippo. Ah, ecco, 47. Io andavo oltre. Hanno messo. Allora, si inizia leggendo il Vangelo di Filippo, codice secondo, 51, 29, 86, 19. Non so se c'è stato qualche commentario ultimamente nella chat, vi prego di riscriverlo o di scrivere qualche altra cosa perché possa vedere nella linea di tempo l'ultimo commentario, perché ero andaffarato a leggere. Codice 11, 51, 29, 86, 19. Non hanno pubblicato tutti i Vangeli di Filippo, perché altrimenti. Allora, le prime linee. Da un ebreo viene un ebreo ed è detto proselito, ma da un proselito non viene un proselito. Certuni esistono e da essi vengono altri uguali a se stessi, mentre altri hanno solo l'esistenza. Lo schiavo aspira soltanto a essere libero, non cerca i beni dei suoi padroni, del suo padrone. Il figlio non è soltanto un figlio, ma aspira all'eredità del padre. Lo schiavo aspira solo a essere libero, non aspira ai beni del padrone, mentre il figlio aspira anche a soltanto un figlio aspira. È pura retorica. Cioè, se tu c'hai un dipendente, non solo vuole mettersi per conto suo, ma magari se ti può svuotare l'azienda per farsene una propria, lo fa. Quindi già si inizia, cari fratelli e care sorelle, pura retorica, la religione è pura retorica. Ve lo dice Monsignor Saint-Enchan. Quelli che ereditano dai morti sono essi stessi morti. La Chiesa, la Madre Chiesa, quante cose eredita dai morti, eh? Ed essi stessi morti ed ereditano ciò che è morto. Sono essi stessi morti ed erediti. Quelli che ereditano da colui che è vivo sono essi stessi vivi e sono eredi di ciò che è vivo e di ciò che è morto. Quelli che sono morti non ereditano nulla. In questo ci ha azzeccato. Come può ereditare un morto se colui che è morto eredita ciò che è vivo non morirà? Cioè, prima dice che i morti non ereditano, poiché i morti si ereditano ciò che vivono, moriranno. Colui che è morto vivrà ancora più a lungo. Evidentemente, quelli che ereditano dai morti sono essi stessi morti ed ereditano ciò che è morto. Quelli che ereditano da colui che è vivo sono essi stessi vivi e sono eredi di ciò che è vivo e di ciò che è morto. Quelli che sono morti non ereditano nulla. Come può ereditare un morto? Se colui che è morto eredita ciò che è vivo, non morirà. Colui che è morto vivrà ancora più a lungo. Cioè, ti fa girare le balle. Io per questo dicevo, poveri gnostici, sono stati perseguitati dai cattolici, dalle inquisizioni cattoliche.
E poi leggo i loro testi e dico: poveri gnostici, oltre a essere stati vittime dell'Inquisizione per le loro credenze, dovevano pure credere queste cose. Un pagano non muore, colui che non ha mai vissuto non può morire. Colui che ha creduto alla verità ha trovato la vita, costui corre il pericolo di morire poiché egli vive. Dopo che è venuto il Cristo, il mondo è creato, le città sono ornate, il morto allontanato. Quando eravamo ebrei eravamo orfani, avevamo soltanto la madre, ma allorché siamo divenuti cristiani abbiamo avuto padre e madre. Quelli che seminano d'inverno raccolgono d'estate. L'inverno è il mondo, l'estate è l'altro eone. Seminiamo in questo mondo per poter raccogliere nell'estate. Perciò conviene che non preghiamo durante l'inverno, dopo l'inverno vi è l'estate. Colui che raccoglie d'inverno in realtà non raccoglierà, ma soltanto strapperà. In questo genere di cose non vi è altro mondo, non vi è altro modo di ottenere il raccolto. Non soltanto adesso non porterà alcun frutto, non soltanto non uscirà, ma anche nel sabato il suo campo sarà infruttuoso. Il Cristo è venuto per liberare alcuni, per riscattare altri, per salvare gli altri. Ha liberato coloro che erano stranieri e li ha fatti propri, ha separato i suoi e li ha costituiti pegno nella sua volontà. Vabbè, le massime a volte sono oscure, a volte sono molto contraddittorie, però cari fratelli e care sorelle, rimangono sempre delle opere religiose. Nel nome del Padre, dello Spirito, dello Figlio, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Allora si sono ammazzati fra di loro questi cristiani per poi lasciarci queste cose del tipo: certo, siamo stati generati nuovamente dallo Spirito Santo, tuttavia siamo generati anche dal Cristo. Ambedue le volte siamo stati unti nello Spirito e allorché fummo generati siamo stati riuniti. Cioè, è servito tutti questi conflitti dottrinari che hanno costato forse milioni di morti fra gli stessi cristiani che si autodenominavano seguaci del Cristo. Hanno servito a che? Soltanto a un controllo geopolitico del Mediterraneo e dell'Europa da parte del Vaticano. Siamo arrivati al punto in cui vengono alla luce casi orrendi di pedofilia, di pederastia, il cardinale Bertone che spende i soldi nel suo attico destinati ai poveri orfani del Bambin Gesù, in nome di che? Di ciò che ha combattuto le eresie nel nome della vera fede. Poi credo che in Italia, scherzi a parte, ci sono sempre più atei. Comunque sono in aumento i testimoni di Geova. Non che io abbia qualcosa in contrario a chi crede, perché come potete vedere già dai libri che ho qua, a me le religioni mi interessano da un punto di vista culturale, letterario, storico, filosofico, antropologico, etnologico, filologico, accademico. Quindi io accetto che uno possa voler essere testimone di Geova, per carità, anche se poi li tengono segregati. Ho scoperto il perché suonano porta a porta, non perché vedano Bruno Vespa, però di loro non soffro che ti vengono a suonare il citofono quando ti lasciano centinaia di volantini di pizzerie, di tintorerie, eccetera. Drin! C'è, chi è? C'è una novità. Che è successo? Ci abbiamo una pubblicazione da darti se vuoi venire a prenderla. Allora io una volta sono andato, tutte le cassette del condominio, della posta, piene le buche delle lettere di volantinaggio vario, di esercizi commerciali, no?
e mi aspettavano in 4-5, non so se erano mormoni, testimoni di Geova, evangelisti. E quando vado, io mi aspettavo, vabbè, c'hanno una Bibbia grande così, me la danno gratis, chi se ne frega, la metto nella mia biblioteca, così c'ho un libro in più, che già ne ho troppi. E invece no. Ma sei sicuro? Te la diamo a te, questa pubblicazione, o la mettiamo nella buca delle lettere? Vabbè che per metterla nella buca delle lettere dovevano entrare, e io non li volevo fare entrare, perché una volta che li fai entrare nell'atrio non sai chi sono di questi tempi, magari ti assaltano. Io ho detto no, ma che pubblicazione è? E c'avevano un foglietto piegato, veramente era non di questo tipo, di questo formato, forse più piccolo ancora, che si apriva in due, foglietto così, tipo invito a cena in una pizzeria, cartolina doppia con due foglietti dentro, magari per quello ti vengono a disturbare. Ma io dico metti il volantino nella buca delle lettere, poi se io voglio ti citofono io, ti telefono io, ti mando le mail, c'è internet. Testimoni di Geova, c'è internet, fate volantinaggio in internet, fate spam in internet, che tanto si filtrano gli spam oggigiorno, ma non che andate a citofonare porta a porta. Bruno Vespa fa porta a porta alla RAI. Se ti interessa, cerca su YouTube Rocco. Sì, ho già visto. Aspetta. Rocco Politi, guardati qualche video su lui, specialmente quelli più lunghi e molto interessanti. Sì, l'ho visto, quello che ha fatto, c'è il video su di lui che parla dello scontrino della mensa della Camera dei Deputati, no? E che anche dice, Drin, chi è? Giusto all'ora di pranzo, urgente, c'è una notizia. Allora scende giù a guardare, che è successo, che è successo? Dice, c'è una buona notizia, è arrivato Gesù nel mondo. E quindi, come dire, care amiche e cari amici, no, è un ex vescovo dei testimoni di Geova. Ah sì, ho visto molti, dopo cercherò che guardo il tuo commentario, perché io i nomi non me li ricordo, ma ho visto molte, addirittura anni fa, con il cellulare Samsung Galaxy Young, che purtroppo non mi funziona più dal 2016, l'ho comprato, me l'ha regalato mia madre nel 2013, ma è uscito nel 2011 perché si è rotto il bottone home, credo, non, allora va in loop, però già c'avevo una memoria di 180 megabyte interna, una cosa. Ho visto più di un'ora un documentario di come i testimoni di Geova rovinano la vita delle persone, perché li indottrinano peggio del cattolicesimo medievale. Cioè, ma vi rendete conto che pazzia? Le persone che criticano il Vaticano perché ancora ingeriscono nella vita o inferiscono nella vita delle persone, come nel Medioevo, poi vanno in sete come i testimoni di Geova, i mormoni e i pentecostali e evangelisti, che per carità ognuno è libero di andare dove vuole, ma sono delle sette che influenzano la vita delle persone in modo realmente negativo, pesante, come dire, e non ci vedono nessuna contraddizione in questo. Vanno a farsi condizionare quando criticano il Vaticano per aver fatto cose uguali nel Medioevo. E dicono che bisogna combattere la tirannide della Chiesa cattolica. Va bene, ma vai in un'altra chiesa di fanatici per combattere il fanatismo. Non so, per me le credenze, a parte quelle che abbiamo in casa, dove mettiamo il mangiare, i piatti, le credenze, le uniche credenze ancora buone sono quelle mobiliari, le mobilia, voglio dire.
Certo, io ascolto molti mantra. Ultimamente stavo ascoltando, ho scaricato da internet in questo mio vecchio cellulare, l'ho fatto ieri sera, una molto bella giovane, perché ha 40 anni, io ormai ne ho 49, cantante nordamericana, cantautrice e musicista, Snatam Kaur, non vi faccio sentire i suoi mantra, ma ci sono anche delle esecuzioni in internet che durano più di un'ora, dei long playing, fa dei concerti dal vivo, e lei è del culto Sikh. I Sikh stanno soprattutto nello stato del Punjab, nel nord dell'India, credo. E questo è il Vangelo del Guru Nanak che mi hanno regalato. Ci ha avuto il Sikhismo 10 maestri, 10 guru Sikh, e non è come molti credono una mescolanza di induismo e islam, è proprio un culto a parte, anche perché dell'India si sa poco o nulla. Si parla sempre di induismo, però ci si raggruppa tutto insieme, perché molti considerano lo stesso buddismo una forma di induismo. Induista e induismo si riferisce a tutta la civilizzazione, tutte le civilizzazioni, tutte le persone nate dall'indù in poi, e questa è una definizione greca, culto indù. I culti che sono nati sulle sponde del Gange, del fiume Indo, del Brahmaputra, per cui tutto ciò che sta in India si può considerare indù, ma in realtà l'induismo è formato da una serie di culti, per cui si può trovare monolatria, cioè persone che adorano un dio ma riconoscono che esistono altri, tanto all'interno della propria religione come fuori della propria religione. Per esempio, un pescatore dell'antica Roma venerava Nettuno, anche se credeva che esistessero Giove, Venere, Saturno. Poi c'è il monoteismo, che c'è anche in India, che credere che esiste solo un dio e al di fuori di quel dio non esiste nulla. C'è il politeismo, che consiste nel venerare tutti gli dei del proprio culto, cosa impossibile in India, visto che fra incarnazioni, avatar, rinascite, che anche in India rinascono gli dei, come sarebbe rinato Dio attraverso Gesù, ce ne sono centinaia di migliaia, se non miliardi di dei. E i panteisti? I panteisti credono che tutto ciò che è della natura sia manifestazione del trascendente. Di Dio no, perché per esempio i taoisti non credono proprio in un concetto di Dio, però come avrai visto, adesso non ce l'ho qua il simbolo, il Tao, c'è il Pakua, cioè gli otto trigrammi. Gli otto trigrammi sono anche detti della famiglia degli immortali, e quindi c'è cielo, terra e tutte le combinazioni di cielo e terra, che loro ritengono che sono altre sei in pratica. E quindi c'è cielo, terra, montagna, fiume, fuoco, acqua, vento, e tutta emanazione che poi i taoisti non sono dualisti, ma sono trinitari. Diciamo, come ha espresso Genon, loro credono nella triada, i taoisti, che poi hanno preso elementi iconografici buddisti. Allora, voglio dire, dall'uno in manifesto, che è la grana armonia, si differenzia yin e yang. Yin e Yang sono il grande equilibrio, Tai Yi. Quello che noi chiamiamo Tao in realtà non si può
rappresentare, perché è tutto ciò che ci circonda. Però per i taoisti nulla è neutro, quindi tutto c'è il suo contrario e il suo opposto, che è rappresentato cosmicamente da yin e da yang. Tutto c'è maschio e femmina, e quindi di conseguenza tutto è umido, caldo, freddo, secco, per poi passare appunto agli elementi. Quindi il panteismo, pan e natura, come il dio della natura, pan per gli ellenici, no? Quindi attacco di panico e possessione divina, possessione del dio della natura, disorientamento nella natura. Panteismo e teismo e divinizzare, divinizzare la natura, cioè ogni manifestazione, come per gli antichi romani che avevano boschi sacri, come per gli shintoisti, come per gli indiani del Nord America, che ogni essere vivente, ogni pianta, ogni albero, ogni roccia è espressione del trascendente, che sia divino, che sia un grande spirito come per i nativi del Nord America, o che sia l'armonia dell'universo come per i taoisti. Però il panteismo è quello: credere che le manifestazioni della natura, rocce, piante, vento, acqua, fuoco, ogni singolo elemento naturale sia una manifestazione di Dio o di un qualche cosa comunque metafisico trascendente. Quindi, come dire, ci sono molti culti religiosi, poi alla fine voglio dire, come dimostrare qual è quello corretto? Però voglio dire, in India ci sono molte forme di culti religiosi, per esempio ci sono quelli che sono monolatri, che credono in Krishna, ma credono anche in tutto il pantheon indù, e che quindi all'occorrenza pregano anche Shiva nei funerali, o Vishnu, eccetera, o Brahma. E ci sono invece gli Hare Krishna, che sono monoteisti perché credono che esiste solo Krishna, che gli altri dei sono manifestazioni di Krishna. Allora, loro, i Sikh, se qualche Sikh mi sta ascoltando in questo momento, credo di no, ma magari mi confermi quello che penso. E loro sono monoteisti perché credono soltanto nel loro guru trascendentale, e non sono né indù né musulmani, come a volte la gente crede, perché dicono, scrivono in idiomi dell'India, hanno terminologia indù, però sono monoteisti. No, sono generalizzazioni. Anche gli indù hanno forme di credo monoteistico, monolatrico, panteistico, politeistico e altre combinazioni ancora. Addirittura il culto che ha, diciamo, compilato Samkara, il Samkhya, per gli abitanti dell'India è un culto ateo, ma per noi è un culto religioso, il Samkhya. Adesso non so se c'ho un libro, ma poi commentarvelo si farebbe troppo largo. No, non c'ho nulla del Samkhya, purtroppo. Ma il Samkhya è una razionalizzazione della religione. Cercate e leggetevi Le tre vie di Elémire Zola. Molto importante questo libricino. Le tre vie di Elémire Zola, io l'ho comprato a Roma in una libreria internazionale, via C di Rienzo. Spiega in queste tre vie come c'è la bhakti, la devozione, la via del cuore. Poi c'è
aspetta. C'è la via della ragione, la via della la via della ragione, la via della devozione e la via estatica. Queste sono le tre vie. La via quindi della ragione, del razionalismo di Samkhya, per esempio, la via della devozione religiosa come quella degli Hare Krishna e la via della trascendenza metafisica del rapimento estatico come quella dei tantra. E quindi vi consiglio di leggere questo libricino che è molto piccolo, ma come tutti quelli di Elimelech Zola è una sfida al vostro intelletto. C'è 125 pagine, è edito dalla Delphi. Veramente è scritto molto semplice, ma così capirete quali sono le tre vie di realizzazione in ogni culto religioso, i legami tra l'India Atlantica e altre nazioni. Insomma, tutti i libricini di Elimelech Zola sono così piccolini. Non avete scuse che non avete tempo per leggerli. Questo libro che sto rileggendo mi prende tempo perché è pesante, cioè è piccolo, è leggero ma è pesante. Archetipi di Elimelech Zola, sempre comprato nella libreria internazionale, più di 30 anni fa, sempre d'attualità. Leggetevi gli archetipi perché, come diceva Carl Gustav Jung, ci sono dei dominanti oscuri, cioè per Freud nella psiche c'erano i complessi, tutte le cose che rimuoviamo dalla nostra coscienza perché ci feriscono e rimangono come dei complessi psichici che ci fanno agire il nostro malgrado, no? Nell'inconscio. Per Jung, che spinge la cosa più in là, invece sono degli archetipi, non solo quindi degli impulsi repressi fisiologici e di natura sessuale, ma addirittura sono degli elementi culturali. Gli archetipi si annidano nel nostro linguaggio quotidiano, cioè molte volte la gente si chiede che significa questa parola, e in realtà basta vedere come si compone la parola per sapere che significa. Per questo che nel corso dei secoli ci sono sempre state più persone alfabetizzate, ma non in grado di pensare sole, di decidere sole. Oggi in Italia c'è un elevato numero di persone alfabetizzate, però hanno un grado molto elevato di analfabetismo funzionale. Quindi, che significa? Che i politici in Italia possono impiegare il senso occulto delle parole, che poi Elimelech Zola ha scritto anche un'altra opera, Verità occulte esposte alla evidenza di tutti. Cioè, se uno studiasse bene, le verità che occultano i politici starebbero all'evidenza di tutti, ma non è così perché la gente non sa interpretare nel linguaggio dei politici. Allora i politici se ne approfittano, per quello che l'istruzione è sempre castigata. Si dà quello che è sufficiente perché le masse possano essere funzionali ed utili, servili, andare a lavorare, ma non pensare autonomamente. Quindi ci sono delle verità occulte all'evidenza di tutti, perché queste verità nascondono i veri significati. Le parole, se no, rimangono solo dei significanti, delle scatole vuote. Bisogna studiare il significato archetipico delle parole, perché veramente se no, le parole non le parliamo, le parole ci parlano. Ecco qua, verità segrete esposte in evidenza.
quando non ti insegnano tutto a scuola, perché non si insegna più retorica, perché non si insegna più bene la grammatica, che i genitori vanno a scuola a picchiare i maestri dicendo: mio figlio ha bisogno di un pezzo di carta e voi li bocciate su italiano ai miei figli. Ecco, voi bocciate mio figlio in italiano e lui ha bisogno di un pezzo di carta per sopravvivere nella società. Invece di studiare male la grammatica italiana, studiatela meglio, perché poi i politici vi inganneranno con giochi di parole degni di una zecca garbugli. Anzi, lasceranno la zecca garbugli dei promessi sposi di Manzoni come un principiante. Puoi capire che si formano delle aure nel cervello quando leggiamo? È stato scientificamente comprovato, Emile Zola l'ha scritto, perché si formano delle interconnessioni neuronali che ci fanno ragionare di più. Quanto più leggiamo libri, soprattutto di carta, e quanto più scriviamo i nostri pensieri, più il nostro cervello si riempie di aure e comincia a funzionare meglio. E ciò che non vogliono, ci inondano di spazzatura, ma noi dobbiamo resistere leggendo, altrimenti ci troveremo, come dice Susanna Tamaro, con la testa tra le nuvole. Che è così, ci vogliono sempre assenti, distratti. Quindi leggete, leggete qualsiasi cosa, come diceva Enzo Biagi, anche l'etichetta dell'acqua minerale. Però leggete, leggete, perché se no chi ci governa ci governerà come una mandria di pecoroni, capito? E poi ho altri libri di Emile Zola, ne ho 1 2 3 4 5 6, ne ho 6. Volevo iniziare a fare una parodia che mi è stata richiesta, perché ho fatto la parodia del massone in Instagram, però ho finito col parlare di cose serie e adesso che non so se ho ricevuto più nessun commentario, 47 minuti di video, adesso mi si sta a surriscaldare il cellulare, vedo che non ho un inventario. Io ho parlato di tutto e di più, è già pomeriggio, volevo dormire, però perché è stato più forte di me fare questo video. Io so che soprattutto dopo l'inizio, che non riuscivo ad arrancare a trovare il libro, non tutti guarderanno questo video fino in fondo, spero che lo facciano. Lo finirò di editare questa sera, cioè di modificargli il titolo, perché lì per lì o forse non lo modifico il titolo, tanto vedo che anche a mettergli una descrizione dettagliata, anche a mettergli gli hashtag, anche a mettergli un buon titolo, poi non cambia nulla. Comunque, come al solito, care sorelle e cari fratelli, padre spirito, padre figlio e spirito santo, Dio vi benedica, il vostro reverendo monsignor cardinal Sant'Enchan vi saluta. Facciamo la chiosa, no, la chiusura così. E mi raccomando, vi prego, se questo video vi è piaciuto, dategli like, commentatelo e soprattutto condividetelo, siate generosi con i vostri fratelli e le vostre sorelle, condividete questo video, non siate egoisti, soprattutto condividiate nel link, non fatelo vedere dal vostro dispositivo, ma che lo vedano da loro, così da generare nuove visualizzazioni, perché il vostro amato reverendo Sant'Enchan non ha i soldi per farsi un attico come il cardinal Bertone.
Quindi, se voi iniziate a condividere questo video e a condividere ogni altro mio video che vi possa piacere, a dargli like, a commentarlo, mi raccomando, guardateli tutti. Io ne ho caricati più di 800 820, e ultimamente li faccio solo live perché non voglio perdere tempo editandoli. Così, invece di perdere un'ora di edizione nel computer, un'ora di editing, un'ora per caricarlo, posso fare video di un'ora, capito? O anche di due o di tre. Allora è più bello farli live. Poi c'è l'interazione del chat e ho visto che il 90% del mio pubblico mi segue dal cellulare, quindi non importa la risoluzione del video. Poi il computer ha un compressore che mantiene la qualità, e gli smart TV oggigiorno, beh, sono pochi quelli che mi vedono dallo smart TV. Ai 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 a voi, ai 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 a voi che avete uno smart TV 4K, ultra 4K o ultra 8K e non guardate i video di Saint-Chan. Ai ai ai, sullo smart TV mi venite a cadere e invece mi guardate dal tablet, dal cellulare e dal PC, che non sono né la furgonetta della polizia né il Partito Comunista, ma sono il personal computer e lo smartphone. Perché una volta ai miei tempi, quando arrivava il cellulare, non è che arrivava nel negozio di elettrodomestici, ma arrivava sotto casa di qualcuno, e ai miei tempi il PC era il Partito Comunista. Se di quelli che hanno il PC si diceva qualcuno per chiedergli se aveva la tessera del Partito Comunista, oggigiorno invece sono tutti del PC. Tanto il PC alle elezioni non conta niente, quindi si sa che per PC si intende personal computer. Allora mi raccomando, sostenetemi, perché ho appena 2600 ore di visuals, però me ne occorrono 4000 per recuperare la monetizzazione. YouTube si sta avvicinando a dovermi dare $90, almeno la soddisfazione di farmeli pagare, che non se li tengano loro. Così magari un giorno ci avrò anche io 300.000 euro come il cardinal Bertone. Certo, io non mi farò un attico, ma potrò avere dei soldi per la mia vecchiaia. In fondo sono uno youtuber che già c'ha 49 anni e mezzo. Pensate un po' voi, siate generosi se guardate questo video, se l'avete guardato fino in fondo, fino al punto di essere arrivati qua, perché io non voglio iniziare chiedendo, come molti fanno sin dall'inizio, iscrivetevi al canale per supportarmi e date like al video e condividetelo, come dice le commentator. Qualche volta l'ho detto anche io all'inizio, a dire la verità, però io non chiedo soldi come fanno tanti altri youtubers, che addirittura ti mandano a quel paese se non gli carichi il cellulare o non gli fai il pagamento nella PayPal. Io non chiedo denaro, non è giusto, perché molti che mi seguono sono sfigati come me e sono disoccupati come me. Quindi non vi chiedo denaro, non vi richiedo ricarica al cellulare, non vi voglio dar pena, non vi voglio sorgere denaro, però vi chiedo solo un favore: supportate questo canale guardando i miei video, condividendogli, dandogli like e commentando. Soprattutto io ho filtrato i commentari, perché molte volte vado a guardare qualche mio video per vedere come l'ho fatto e scopro che ci sono dei commentari vecchi di 3 o 4 anni, di quando non filtravo i commentari. Invece, in questo modo, filtrando i commentari, magari dopo una settimana o un mese entro in YouTube e scopro che c'è un commentario, ma non dopo un anno o dopo 4 anni. Quindi, se io filtro i commentari, non è tanto perché non voglio le critiche costruttive,
quelle negative chiaramente le cancello o cerco di rispondere moderatamente se non sono insulti tanto gravi, se no li segnalo direttamente. Ma non rimuovo mai nulla dai chat, non rimuovo nessuno dai chat, ma ho filtrato i commentari per rendermi conto io stesso la volta che ricevo qualche commentario, perché altrimenti entro e che succede? Che magari il video è molto vecchio, me lo commentano oggi e il commentario va nella linea di tempo. Invece io faccio clic nel link del video, poi accetto il commentario e vado a commentarlo nella pagina del video. Perché altrimenti mi è molte volte successo, incluso filtrando i commentari, che io accetto il commentario e poi sparisce dalla linea dei commentari, perché devo andare a cercare e molte volte mi scordo di quale video si trattava, perché non si riesce a leggere bene il titolo. Allora mi raccomando, cercate di commentare questo video se vi è piaciuto, condividerlo e soprattutto qua vi lascerò questa sera o domani, quando avrò modo di editare questo video, i video consigliati, i primi 5 più visti, e poi nei 4 di qua di agli angoli vi lascerò anche l'anteprima dei 4 video miei più visti, perché in questo modo guardate i miei video più visti, commentateli se mettetegli like se vi piacciono e soprattutto condivideteli. Perché lascio i miei primi 5 video più visti e i miei primi 4 video più visti, che sono gli stessi? Perché sono prossimi alla monetizzazione. E poi, per favore, se potrete, prima di tutto guardateveli per intero i miei video e poi dite a coloro con i quali condividerete i miei video di condividerli a loro volta, per ottenere un effetto virale. Quindi condividete il link dei miei video e dite a tutti i vostri contatti, magari mandate per email il link, di condividere quei video a loro volta, di guardarli e di condividerli. Quindi magari scegliete pochi video, ci sono di tutti gli argomenti, cercate nelle liste di riproduzione letteratura, gastronomia, commentari, notizie, tutorial vari. Nei tutorial vari incontrerete anche sport e poi tutorial di idraulica, tutorial di gastronomia, letteratura, e quindi avete anche dei temi per poter condividere con tutti i vostri amici e le vostre amiche il video che più li può interessare, i video che più li possono interessare. Adesso con questo vi lascio, perché il mio cellulare già si sta surriscaldando ormai e ho quasi fatto 2 ore, mancano 2 minuti, però veramente io anche sono stracotto di aver fatto un cellulare, sto fondendo, lo vedete davanti ai vostri occhi, sono già stanco di star facendo da 58 minuti un video. Cari fratelli e sorelle, care sorelle e fratelli, vi saluto il vostro Monsignor Sant'Enchan nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Seguite le istruzioni per aiutarmi che vi ho dato prima. Guardatevi questo video, condividetelo, bla 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 bla. Ciao. Non voglio arrivare all'ora perché starei perdendo... Vabbè, mi manca un minuto. Vogliamo arrivare all'ora? Arriviamo all'ora. Allora, ultimamente il Papa si è pronunciato circa la situazione mondiale e si è attribuito il merito del disarmo nucleare in Corea del Nord. Io mi ricordo nel 2014 quando ha parlato e ha detto bisogna frenare l'escalation in Siria. E invece è successo tutto quello che è successo. Speriamo che adesso Papa Francesco, Papa Bergoglio, mettendo la lingua sul disarmo in Corea del Nord, non faccia il patatrac, perché
dopo tutto quello che è successo in Siria, e lui che aveva lanciato la colomba della pace in piazza San Pietro e se l'è mangiata, l'hanno sbranata dei corvi, vi ricordate? E adesso lui, e poi è successo tutto quello che è successo in Siria dopo che lui ha lanciato la colomba della pace, speriamo che non lanci, che non rilanci un'altra colomba della pace in piazza San Pietro per il disarmo nucleare in Corea del Nord, perché altrimenti magari viene la terza guerra mondiale e la prima guerra globale nucleare, non so veramente. E poi non credo che lui abbia dei meriti o la chiesa del disarmo nucleare, io credo che sia stato per intercessione della Cina. Magari in un altro video vi parlerò di quanto sta avvenendo con il disarmo nordcoreano, perché magari hanno missili a sufficienza come per dover testarne altri. Poi non è detto che si disarmino, perché fino adesso l'hanno promesso tante volte. Comunque di mezzo c'è il viaggio segreto del leader di Pyongyang a Beijing in un treno blindato e e la Cina che ha fatto da intermediario. Il merito non è tanto degli Stati Uniti o del Papa, ma di questo ne parlerò in un altro video. E come vedete abbiamo sforato un'ora, un minuto e mezzo. Quindi per gli amanti dei video che durano almeno un'ora, allegria, questo video dura più di un'ora. Vi lascio, ciao. Mi raccomando, comportatevi bene. Ciao.